Sorrento, sfilata del Gay Pride. Oggi erano presenti tutti a Sorrento. C'era chi, per vivere la propria sessualità, è dovuto emigrare al nord, chi invece l'ha vissuta a casa propria, non senza difficoltà. La manifestazione tenutasi oggi pomeriggio a Piazza Angelina Lauro ha voluto essere d'esempio e da timone ad una società che ponga le basi dell'inclusività vera. Striscione e bandiere hanno fatto da cornice al claim della kermesse, ossia Magno do Limone, uno sfottò vero e proprio per coloro che propongono l'emarginazione degli omosessuali. Iniziativa questa del Gay Pride, pienamente sostenuta dal Comune di Sorrento, nonostante l'assenza del sindaco Giuseppe Cuomo. Presenti invece altre personalità politiche del jet set regionale e nazionale, chi in cerca di visibilità, chi per dichiarata omosessualità. La senatrice Monica Cirinnà, durante il Pride di Sorrento, avverte: è bene manifestare ancora perché è stato fatto un solo passo avanti, quello sull'unione civile, ma la strada è ancora lunga. Non esiste ancora uguaglianza, un'uguaglianza piena, e non c'è ancora un riconoscimento per le famiglie arcobaleno, conclude la senatrice.